15 marzo. Siano lodati, oggi e sempre, i santissimi nomi di Gesù, Giuseppe e Maria. Santa Luisa de Marillac, nata a Parigi nel 1591 e morta a Parigi nel 1660. Da giovinetta fu educata dalle Domenicane, poi anche ebbe contatti con San Francesco di Sales e ebbe una vita spirituale che la portava a farsi suora, ma il padre la costrinse a sposare. Poi, dopo alcuni anni, il marito è morto e lei, sotto la direzione di San Francesco di Sales e poi San Vincenzo dei Paoli, fondò assieme a lui le Dame della Carità, le Suore della Carità, quelle di Cappelloni. Il Vangelo di oggi è quello di San Matteo, capitolo 5, versetti 17-19. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non crediate che io sia venuto ad abolire la legge o i profeti. Non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento. In verità io vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà un solo iota, un solo trattino della legge, senza che tutto sia avvenuto. Chi dunque trasgredirà uno solo di questi minimi precetti e insegnerà agli altri a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà sarà considerato grande nel regno dei cieli. Parola del Signore. Gloria a Dio. La parola di Dio è eterna. Tanto che Gesù, Verbo di Dio fatto uomo, da uomo, da buon ebreo, dichiara che non è venuto a cambiare, ad abolire, ma a portare a compimento, cioè ad attualizzarla, a farla capire. Perché la Bibbia, il Vecchio Testamento e anche il Nuovo Testamento, sono delle istruzioni. Istruzioni dettagliate, istruzioni storiche, istruzioni poetiche, ma specialmente in Genesi, istruzione per i bambini. Esempio, un bambino che si sbuccia le ginocchia dice che c'è la bubù. Invece va dal medico, escoriazione multiple e via di sé. Uso un termine tecnico. La Bibbia usa il termine del tempo e bisogna capirlo che cosa in sostanza vuole dire. Gesù l'ha spiegato con le sue parole e con l'esempio della sua vita. Tanto che alla fine ha voluto dire che quello che ha detto lui si osserva e si comunica agli altri, è grande nel regno dei cieli. Ma chi non lo osserva e insegna ad altri a non osservarli, è minimo nel regno dei cieli. Se per regno dei cieli intendiamo il paradiso, è chiaro che chi non osserva la parola di Dio e non la mette in pratica e insegna a fare agli altri altrettanti, è chiaro che è fuori di Dio. Ma se intendiamo il regno dei cieli, cioè il regno che si deve stabilire anche in questa terra, è chiaro che sono più grandi quelli che seguono Gesù e sono più piccoli, minimi, insignificanti, quelli che non seguono Gesù. Osserviamo la parola di Dio e avremo sempre la vita. È chiaro
che, come dice Sant'Agostino, nel Vecchio Testamento è nascosto Gesù Cristo, nel Nuovo Testamento è rivelato, è svelato. Cioè lui è la parola di Dio. Sono le parole scritte, ma lui è la parola fatta carne, la parola di Dio. Per cui, quando proclamiamo la parola, è Gesù che parla. E se ascoltiamo e mettiamo in pratica quello che abbiamo udito con tutto il cuore, saremo veramente dentro il regno di Dio. Cioè saremo veramente amici di Gesù. Faremo parte di Gesù. Signore ce lo conceda, che sapere ascoltare, interpretare e mettere in pratica. Il Signore sia con voi, il Signore vi custodisca e vi protegga. Il Signore faccia risplendere se voi stavolta e vi dia la sua misericordia. Il Signore rivolga il suo sguardo verso voi e vi dia la sua pace. E la benedizione di Onnipotente Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Specialmente per quelli che vogliono ignorare la parola di Dio. Che vedano in noi, messa in pratica la parola di Dio, che non è vana, non è inutile, è necessaria. Ci facciamo aiutare dalla Vergine Maria Immacolata, San Giuseppe, San Francesco, Sant'Antonio, Santa Luigia di Marigliacco, San Ministro di Paolo, dei Paoli, gli angeli, e tutti i santi e gli angeli, con San Michele Arcangelo, San Gabriele e San Raffaele. Pace e bene.